piega le sue ali, Ma quella inizia a nuotare. Sì, è questa qui. Quella più grande. Quella più grande arriva ad avere anche 2 metri di apertura alare, come se fosse un uccello. Con queste palline che avete preso, adesso facciamo un esperimento. Prendete questa palla, spostatela sulla mano, prendetela sull'altra mano. Di queste ne arrivano tante dal mare, ma proprio tantissime. Questa è sciacca di delfino. Sto per farlo. Questo era un fiume, anticamente. C'erano le palafitte, l'uomo viveva sulle palafitte. Aveva questa specie di laguna, lì più avanti ci stanno i resti fossili delle costole di una balena. Le buche. Costole no, non le abbiamo trovate, però le buche sì. Quelle buche, guardate che abbiamo trovate io. Quelle tutte in fila, era il recinto del villaggio palafitticolo. Erano i pali e poi lì c'erano le palafitte e qui c'era una laguna dove viveva il luogo della dei pesci. C'era una pozza di acqua dolce e salata, tutti i pesci feriti andavano vicino a questa sorgente e vedevi che dopo una settimana cambiavano questi pesci naturalmente, poi guarivano e andavano via, poi arrivavano altri e poi vedete la natura come si autogestisce. Vedete cosa facciamo sott'acqua? Sul relitto mettiamo proprio un sistema di rilievo, si chiama triplometro, questo è il fondo della nave, guardate. È il mar Mediterraneo. Noi vi abbiamo messo il mar Mediterraneo perché io dico sempre che il mare è la super autostrada dell'antichità. Ci ha detto Fernando prima che una delle navi che c'è qui sotto veniva dal Nord Africa e quindi c'è una rotta di qua